Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la medicina nell'ambito della nostra trasmissione Dietro la Notizia, l'ormai noto approfondimento giornalistico di Caserta Sera. Oggi parleremo purtroppo di una patologia sempre più frequente e ne parleremo con due autorevoli ospiti subito dopo la sigla. Rieccoci tornati in studio, andiamo a presentarvi immediatamente i nostri ospiti che sono la professoressa Maria Rosaria Canzano, scrittrice che purtroppo è stata anche toccata indirettamente dalla malattia, e il dottor Domenico Bove, specialista in neuropsichiatria infantile. Benvenuti a tutti e due. Grazie. Ecco, dottore, io inizierei da lei. Vorrei sapere, vorrei avere una definizione di che cos'è l'autismo. Allora, l'autismo rientra nella grande famiglia dei disturbi del neurosviluppo ed è una sindrome ad insorgenza precoce, nel senso che si manifesta nei primi 3 anni di vita del bambino, venendo fuori con una difficoltà legata al linguaggio, sia verbale che non verbale, un deficit dell'interazione sociale e un repertorio di interessi che viene definito ripetitivo e ristretti. Ecco, io in qualche modo mi ha un po' bruciato la domanda. Quando si capisce che un bambino è autistico? Per i motivi che lei ha detto, Sì, insomma. nei primi, come dicevo, nei primi 3 anni di vita è possibile fare la diagnosi. Oggi fortunatamente con la possibilità di vedere i bambini già tra i 18 e i 20-22 mesi, è possibile in quella fase individuare degli indicatori che noi definiamo precoci, che poi ovviamente vengono confermati nel tempo, ma già è possibile porre intorno ai 20 mesi un sospetto di diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Bene, la professoressa Maria Rosaria ha scritto un libro Sì. proprio in proposito. Qual è il titolo? Allora, il titolo Ce del lo fa anche libro è vedere. Laura Coraggio ed è, porta proprio il titolo, il nome di mia Ecco, figlia. perché nasce questo? Allora, l'idea del libro nasce dopo una serie di ricoveri tra l'Istituto di Ricerca Maia di Firenze e Stella Maris di Calambrone a Livorno, dove attualmente Laura è ancora seguita. E nasce proprio con l'idea di dare sprono, supporto anche affettivo, empatico, anche nonché psicologico e anche umano ai genitori che come me vivono la quotidianità della disabilità con un figlio affetto dalla sindrome Ecco, qual è dell'autismo. la quotidianità di sua figlia, Allora, la quotidianità di Laura? di Laura è una quotidianità abbastanza scandita in una giornata programmata, come sia giusto per questi ragazzi affetti da analoga patologia, perché sono ragazzi che hanno comunque una forte componente ossessiva compulsiva e hanno bisogno di certezze, quindi di quotidianità scandita. Laura la mattina frequenta un istituto privato di Caserta di ordine religioso, i Salesiani, poi effettua psicoterapia presso uno studio privato dello psicoterapeuta, il dottor Cristiano Esposito, dove frequenta 2 volte a settimana, un centro sociale ricreativo, sempre a Caserta, e poi frequenta l'oratorio della scuola, perché la sua scuola è anche fornita di oratorio, effettua pet therapy a domicilio e una serie di attività programmate per lei che l'aiutano a vivere in modo autonomo la propria disabilità. Ecco, dottore, a che età inizia, cioè si diventa autistici? Non si Non diventa, si diventa, cioè, si viene non si, affetti da non, non, non si autismo. diventa autistici e neanche si diviene affetti da autismo. L'autismo è un modo di essere, è una connotazione, quindi infatti si discuteva stamattina proprio su come utilizzare giustamente i vocaboli. Io quando parlo di autismo dico quel ragazzo è autistico, nel senso che lo è perché lo è come struttura e lo è sempre, lo è in tutti i momenti della giornata, nell'arco delle 24 ore, quindi non possiamo pensare che un ragazzo è autistico solo quando è a scuola, al centro o Certo. quando fa delle attività. E questo ci dà la possibilità di introdurre un concetto fondamentale che è quello che è necessario
per chi si dedica a questi ragazzi, di avere la capacità di porsi dal di dentro e quindi cercare di osservare il mondo e la fenomenologia che c'è attorno a questi ragazzi come se fossero loro dal di dentro del ragazzo. A che età colpisce l'autismo? C'è un'età più o meno, no? Non colpisce, ma a che età diventa evidente? Diventa Esatto. evidente solitamente intorno ai 18 mesi. Tra i 18 e i 20 mesi la maggior parte delle storie cliniche ci dicono che avviene una regressione di quelle che sono le abilità acquisite fino a quel punto, quindi una regressione del linguaggio, una regressione dell'interazione sociale, l'isolamento degli interessi assorbenti, la ripetitività per alcuni atti Ci motori. sono varie forme di autismo. C'è quello che oggi viene definito uno spettro dei disturbi dello spettro dell'autismo. Perché E sono vari, possiamo, sì, diciamo, possiamo definire varie forme sia sul funzionamento, basso e alto funzionamento, a seconda che sia contemporaneamente in comorbidità, si dice, presente una disabilità intellettiva o meno. E poi abbiamo varie possibilità di distinguere tre livelli in base a quello che è il bisogno di assistenza. Quindi abbiamo un disturbo dello spettro dell'autismo che va dalla grave compromissione, anche cognitiva, con un livello 3 di assistenza. Significa, livello 3 di assistenza significa che quel bambino ha necessità di un caregiver di riferimento che si prenda cura di lui nell'arco delle 24 ore, fino ad arrivare ad alti funzionamenti dove c'è un livello 1. Quindi bassa necessità di assistenza, e dove viene collocata oggi anche quella che chiamiamo la sindrome di Asperger, che è appunto un autismo ad altissimo funzionamento con delle peculiari abilità che possono venire fuori. come si fa diagnosi di autismo? Allora, la diagnosi di autismo è una diagnosi prevalentemente fenomenologica, nel senso che è solo ciò che noi siamo capaci di osservare. Non esiste un test, non esiste un'indagine strumentale per poter fare diagnosi di autismo, ma è ciò che noi osserviamo nel comportamento del bambino. In qualche modo è anche possibile prevenirlo. La prevenzione dell'autismo ad oggi non è ancora possibile. Forse tra qualche anno lo sarà con l'identificazione di un panel di geni che in questo momento sono sotto l'attenzione degli studiosi. Quello che noi possiamo fare in questo momento storico è di essere attenti a quella che è una prevenzione precoce. Prevenzione precoce che, considerata l'età di insorgenza, prima chiaramente sul piano fenomenologico, come dicevo prima dei 2 anni di vita, la diagnosi precoce è possibile se, oltre ai genitori, l'eventuale nido o soprattutto il pediatra, che è chi è chiamato in causa, sono capaci di identificare i cosiddetti indicatori precoci della diagnosi ed inviare il bambino ad uno specialista. Professoressa, cosa si sente di dire ai genitori che vivono la quotidianità, ecco, la disabilità di questi figli? Allora, non esiste in realtà il manuale del buon genitore e secondo me lo stamperanno, però io in questo libro sento proprio di dare un vademecum, veramente è un inno di forza e coraggio ai genitori che come me vivono le stesse situazioni tutti i giorni, e il primo consiglio che posso dare, il primo supporto è quello di non abbattersi mai, non arrendersi mai. Non esiste una cura per questi ragazzi, ma esistono una serie di terapie e di indicazioni, nonché di programmi che se seguiti rendono la quotidianità dei nostri ragazzi abbastanza fattibile e adeguata. Mai lasciare percorsi di psicoterapia, seguirli quanto più possibile, stimolarli e soprattutto mai abbattersi dinanzi alle difficoltà appunto della quotidianità. Tante volte mi sento dire: ma tu come fai a parlare così serenamente della disabilità di Laura? Io sono convinta che bisogna parlare dell'autismo non solo il 2 aprile, ma tutti i giorni dell'anno. Perché più si parla di questa patologia, più si conosce e più si è preparati quando dinanzi si trova un ragazzo con questa patologia. E non viene confusa per un capriccio. Questi ragazzi hanno degli atteggiamenti che facilmente vengono
diciamo confusi con capricci o ragazzi che hanno delle tipologie comportamentali diverse, differenti. In realtà ci troviamo di fronte a una patologia, più se ne parla meglio è, perché così prepariamo la società ad accettarli, a integrarli in un tessuto di inclusione e prepariamo i nostri ragazzi a porsi in questa società pronti perché li possa accettare. Quanto vi sono di aiuto le istituzioni, la legge, se c'è una legge? Esiste una legge nazionale che è stata indetta nel 2015, la numero 134 dal governo Renzi. In realtà non è stata poi effettivamente attuata, nonostante costa di 6 articoli, non è stata mai messa in pratica. È stata indetta a livello nazionale, poi le singole regioni in modo autonomo hanno tracciato delle linee guida, anche con livelli essenziali di assistenza. A proposito, abbiamo un collegamento con l'onorevole Giampiero Zinzi, e al quale io appunto vorrei rivolgere una domanda per sapere a che punto è la modifica della legge per l'autismo, di cui si parla già da molto tempo. La legge regionale sull'autismo è stata dichiarata incostituzionale nel novembre del 2018. Il vero problema è che siamo ancora fermi a quel punto, ossia in Regione Campania non è stato fatto alcun passo in avanti. Come sapete, io mi sono battuto per anni per garantire continuità terapeutica delle terapie ABA per i bimbi e i ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico, e questa battaglia sicuramente continua, va avanti, intanto per dare omogeneità ai trattamenti in tutta la Regione Campania e su tutti i territori, e poi perché è giusto che il sistema sanitario regionale garantisca assistenza a tutti i ragazzi, a tutti i bimbi, e chiaramente dia delle certezze alle famiglie e quindi ai genitori. Onorevole Zinzi, una seconda ed ultima domanda è proprio relativa alla conclusione di questa situazione. Quanto tempo mancherà ancora per approvare questa legge? Perché tutti, ovviamente, i genitori stanno aspettando, quindi mi sembra già attesa da un po' di tempo. I tempi, ahimè, penso non saranno brevi. La Giunta, con la delibera 131, anziché fare una scelta chiara di intervenire con un disegno di legge che superi la bocciatura della Consulta, ha complicato le cose. Anziché fare un passo in avanti, ne fa addirittura due indietro. Noi abbiamo presentato delle proposte che vanno nella direzione di riconoscere l'ABA come terapia da cui si debba partire, quindi costruire attorno all'ABA un percorso che dia certezze alle famiglie e ai genitori, e soprattutto abbiamo chiesto un monte minimo di ore non inferiore a 15, in maniera tale da venire incontro non soltanto ai risultati ottenuti fino ad oggi, ma soprattutto alle richieste dei genitori che vedono i propri figli migliorare con le terapie giuste e con un monte ore che sia sufficiente. Grazie all'onorevole Zinzi, e chiudiamo, siamo verso la fine, con una domanda, anzi con due domande. La prima è: come curarlo, dottore Bove? Allora, è necessario che l'intervento, mediato secondo quello che dicono le maggiori evidenze scientifiche mondiali, ma anche le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, deve essere mediato dall'analisi del comportamento applicato, la scienza dall'ABA. Per poter essere efficiente ed efficace come trattamento e garantire delle modificazioni significative sulla linea di sviluppo, quindi dei miglioramenti che consentano al bambino di raggiungere le proprie autonomie, è necessario che l'intervento sia precoce, precoce intendiamo prima dei 2 anni, che sia intensivo, almeno 25 ore settimanali, e che sia svolto negli ambiti di vita del bambino, quindi prevalentemente casa e successivamente scuola, facendo in modo che tutti i caregiver che si prendono cura di questo bambino a vario titolo e nei vari ambiti di vita siano supervisionati e seguiti con la medesima metodica da mettere in campo nelle varie attività che il bambino fa. Questo consente di generalizzare le abilità acquisite e quindi di rendere sempre più autonomo il bambino. Ecco, quali speranze si intravedono nella scienza per questa malattia?
Futuristicamente, Un po' io difficile. credo che sarà possibile intervenire in maniera sempre più precisa, identificando che cosa? Quelle che sono le aree cerebrali che sono più maggiormente coinvolte e quindi meno attive o meno attivate quando noi facciamo un intervento al bambino. Penso che nel futuro sarà possibile lavorare direttamente sul bambino visualizzando come neuroimaging direttamente l'area cerebrale che viene attivata o meno dallo stimolo, dall'attività che noi stiamo facendo, per vedere se c'è una reale risposta del bambino e di lì in poi cercare di modificare sempre di più i trattamenti per tracciare delle condizioni sempre migliori. Professoressa Canzana, intanto questo libro dove lo possiamo trovare? Allora, questo libro ufficialmente ancora non è nelle librerie perché avrei dovuto presentarlo il 2 aprile in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'autismo. Causa Covid è stata rinviata la prima presentazione. In realtà è disponibile solo online ed è possibile acquistarlo pure da me. La cosa importante di questo libro che ci tengo a precisare è che per ogni copia venduta c'è una quota riservata alla ricerca. Presso l'istituto che segue Laura Stella Maris di Calambrone e lo scopo è quello di trovare fondi affinché si possano trovare dei farmaci che possano contenere le reazioni o meglio le compulsioni di questi ragazzi, perché attualmente mia figlia purtroppo risulta uno dei soggetti farmacoresistenti ed essendo una ragazza che ha anche purtroppo una sindrome neurologica importante, per lei attualmente non esistono in realtà farmaci che possano tenerla e contenerla. La ricerca mira anche a questo, lo scopo di questo Al di là del libro. libro, vuole aggiungere altro? Che siamo proprio alla fine? No, ringrazio lei per questa opportunità, il dottor Bove che Anche soprattutto segue Laura da qualche anno. E niente, la cosa più importante che mi sento di dire a conclusione è che voglio che tutti ricordino l'importanza di questi ragazzi, non solo il 2 aprile, perché noi siamo genitori 365 giorni l'anno e una volta spenti i riflettori il 2 aprile torniamo alla normalità con tutte le problematiche legate a questa sfera. Grazie. bene, la nostra trasmissione termina qui. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti da casa, ai nostri ospiti, alla scrittrice Maria Rosaria Canzano e non ultimo il dottor Domenico Bove, specialista in neuropsichiatria infantile e naturalmente la regia. Grazie, alla prossima sigla.